sono arrivate tante cosine che avevamo ordinato da IKEA per finire di sistemare il negozio. Quindi qua abbiamo un altro scaffaletto che devo tingere, quelli, come quelli che vanno in vetrina, come questi qua. Le scatole per le bomboniere, i ripiani aggiuntivi per la libreria e il tavolo, i tavoli e la mia sedia. Adesso c'è Giangia che sta montando. Postazione per i bimbi, adesso gli mettiamo i colori e tavolini aggiuntivi per l'esposizione. E voi? Che fai? Perché mi guardi? Che fai? Perché mi stai spiando? Perché voglio scoprire i tuoi segreti. Mi stai stalkizzando, stalker. Voglio scoprire i tuoi segreti. Come fai a montare questi sgabelli? Giro, li giro. Adesso vi insegno un segreto su come si avvitano le gambette di un tavolino. Dai, dai, diccelo, come si avvita? A tipo carabinieri proprio. Ciao a tutti! Siamo alle prese con IKEA. È arrivata finalmente tutta la roba che stavamo aspettando per finire di sistemare. Come diceva un altro comico a Zelig, queste sono avanzate. Sì, perché quando si montano i mobili dell'IKEA poi avanzano sempre una manciata di vitine, quindi quelle si devono inghiottire con un bicchiere d'acqua. E niente, siamo alle prese con il montaggio di tutte le varie cose. Noi siamo ancora in giubbotto perché c'è un freddo cane. E, oltretutto non abbiamo ancora montato i condizionatori e meno male che non li abbiamo ancora montati, perché sennò ci sarebbe saltata la corrente. Ah? Questi capita. Abbiamo scoperto che il vecchio contatore, cioè il contatore, quello che abbiamo convertito poi con la nostra denominazione, è un contatore da 1,5 kW. Infatti con 2 fotocopiatori, computer, stampanti, plastificatore, cose varie, insomma, è saltato. E quindi, vabbè, niente, adesso abbiamo chiesto l'aumento dei kilowatt. Finché non fanno tutto questo, non possiamo neanche mettere i condizionatori, perché tanto non reggerebbe il contatore. Quindi, giubbotto forever. E niente, passiamo a montare perché sennò perdiamo troppo tempo. Ciao! Nuova giornata, ragazzi, siamo ancora qua. Abbiamo finito tra ieri e stamattina di montare quasi tutti i mobili che sono arrivati. Adesso vi faccio vedere come li abbiamo disposti. Quindi qua a chiudere il bancone, che è da quella parte, come vi avevo detto, c'è la mia scrivania che mi servirà per fare le bomboniere e le partecipazioni. Con la mia bellissima sedia super comoda e super morbida finalmente. E da quest'altra parte abbiamo voluto aggiungere 2 sedie appositamente per le persone che vengono a scegliere comunque bomboniere e partecipazioni, e che è giusto insomma che anche loro siano sedute e comode. Qua sopra vedete un pacchetto sospetto, perché stamattina una delle nostre clienti è venuta e ci ha fatto una sorpresa, è stato veramente graditissimo. Adesso vi faccio vedere cosa ci ha portato, rigorosamente senza lattosio. Eccola qua. E io sono rimasta senza parole, veramente. Io non lo so, mi emoziono a vedere queste cose, a sapere che comunque i nostri clienti apprezzano tutto quello che noi cerchiamo di fare per loro. Allora, qui c'è ancora un delirio perché sto sistemando le vetrine delle bomboniere, che vedrete poi in un altro video, insomma. Qua c'è l'allestimento delle bomboniere, che è lo stesso ho filmato e vi faccio vedere poi come abbiamo fatto in un altro video, che però adesso dovrò smontare perché è arrivato il tavolo apposito. Cioè noi avevamo utilizzato, in mancanza del tavolino che non era ancora arrivato, un altro tavolo più piccolo con un tavolino annesso, ma ora che è arrivato il tavolo preposto per questo scopo, dovrò trasferire tutto questo qua sopra e lo faremo dopo insieme. Poi sono arrivate, come vi dicevo, le scatole, anzi adesso ne apriamo una insieme.
queste sono le scatole in cui io dovrò andare a mettere le confezioni, le bomboniere, le scatoline e i sacchetti, le scatoline e i sacchetti delle bomboniere, lì dentro i cubotti. Facciamo la prova. Perfetta, veramente perfetta. Scatola dei battesimi, sì, delle bomboniere per battesimi. In realtà poi ne ho varie altre sparpagliate qua e là, quindi poi andrò a finire di riempirla, però già così mi pare che l'ordine sia tutta un'altra cosa. Vediamo un po', adesso facciamo la scatola, ne apriamo un'altra e facciamo la scatola invece degli accessori che utilizzo un po' su tutte le bomboniere, che siano di battesimo, di cresima, di laurea, di matrimonio. Adesso vediamo cosa ho negli accessori. I cuoricini di metallo, le farfalle in pizzo, i bottoncini in panno, i cuoricini in juta che sono scappati fuori. Allora, andiamo a iniziare a mettere tutto nella scatola. Allora, i cuoricini in juta. Poi ho le roselline. Vediamo se riusciamo. Le roselline in resina. Tutte le letterine dell'alfabeto in legno. Altre farfalline. Dei fiorellini in macramè con la perlina, con la mezza perla. E qua ho dei rosarietti che utilizzo principalmente per le prime comunioni. Poi possiamo andare a inserire all'interno tutte le scatole che ho sparpagliate in giro delle coccinelle, che adesso andrò a recuperare. Farfalline e fiorellini vari in resina, applicazioni in pannolenci, fragoline di legno. Devo trovare un'azienda seria che mi faccia i fiocchi nascita, ma quelli belli però, perché quella che me li dava sempre ho visto che non li ha più portati, quindi adesso mi devo cercare un'altra azienda per i fiocchi nascita, oppure mi metterò a farli io, perché sinceramente credo che alla fine mi convenga. Adesso invece mi faccio un'altra scatolina dove vado a mettere tutte le scatole, così, con delle forme un po' particolari, quindi metterò le farfalline, dovrei avere ancora i conetti, e varie altre. Niente, andiamo alla ricerca. Scavando nelle cassette sto trovando un sacco di cose che non mi ricordavo neanche di avere, tra cui le farfalline, queste altre scatole di coccinelle, le pinzette degli sposini, queste sì, mi ricordavo le farfalle,
queste cose in realtà le posso tutte andare ad appendere, perché si possono tranquillamente vendere. Ebbene sì, come avrete notato, non sono riuscita a finire di mettere a posto le scatole perché è iniziata ad arrivare gente, e abbiamo comunque, la prima cosa è servire il cliente, quindi niente, anche questo lavoro è rimandato. Praticamente non stiamo riuscendo a fare un tubo da quando abbiamo aperto. Per fortuna ci sono clienti in ogni momento e di questo ne siamo veramente felicissimi. L'unico problema appunto è che le cose si allungano all'inverosimile, cioè una cosa che magari poteva richiedere una giornata di lavoro, così ce ne metto almeno 4. Vabbè, prima o poi finirò e continuerò a filmare per farvi vedere tutti i progressi e tutte le varie cose. Per adesso ragazzi io vi devo salutare perché sono quasi le 7. No, in realtà sono le 6:20. Non ho capito cosa ho visto, comunque devo andare a preparare la cena. Io vi mando un grande bacio, spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia, se non altro. Vi mando quindi un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!